scuola, famiglia e provincia assieme per dare un futuro al liceo Galileo Galilei di Pescara. Così gli studenti dell'indirizzo di scienze applicate del corso tradizionale di liceo scientifico che frequentano le aule di Viale Vespucci potranno usufruire del nuovo laboratorio di chimica e biologia inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del governatore della regione Luciano D'Alfonso. La provincia di Pescara ha realizzato le strutture e le famiglie hanno offerto un contributo volontario per acquistare il materiale didattico necessario. Il nuovo laboratorio è in grado di ospitare fino a 30 alunni, garantendo la possibilità di effettuare gli esperimenti in tutta sicurezza, da quelli microbiologici a quelli di analisi chimica, passando per prove di ottica. Ma qui siamo davanti ad una scuola che si è messa davvero in cammino, e non solo dal punto di vista realizzativo, che noi incoraggeremo, parlo del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, ma anche questa idea di combinarsi con le imprese all'esterno, di animare un'attività di laboratorio che davvero porti la vita reale dell'economia e della società dentro le mura della scuola. Ho toccato con mano uno spirito positivo, moderno, europeista che la regione incoraggerà e sosterrà.